Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Su questo canale voglio ricordare le arti in tutte le loro manifestazioni, a 360 gradi. Grazie ad un disegno e un articolo pubblicati alla fine dell'Ottocento, ricordiamo Giacinta Pezzana, che fu un'attrice teatrale e cinematografica. Nata a Torino nel 1841, a 14 anni fu ammessa all'Accademia Filodrammatica di Torino, ma dopo poco venne espulsa per mancanza di disposizioni per l'arte. Ma questo giudizio non arrestò la carriera della grande artista. Leggo l'articolo. Giacinta Pezzana. Come nella pittura vi sono i miniatori che fanno i quadretti graziosi e gli artisti che dipingono le vaste tele perché il loro genio ha bisogno di un degno campo nel quale espandersi in tutto il proprio vigore, così nell'arte drammatica vi sono le prime donne che si fanno applaudire coi mezzucci delicati che accarezzano e blandiscono lo spettatore, e quelle altre che si impongono con la forza del genio. A queste ultime, pochissime, appartiene Giacinta Pezzana. Tale la fece la sua anima generosa e magnanima e la sua splendida intelligenza, che le diede rapida e profonda intuizione della vita e dell'arte. Per essa l'arte non è un mezzo di seduzione o la semplice via alla fama, è un mezzo potente d'educazione, è una santa e gloriosa missione. Sì, ci sono sere, ella scrive, e allora è una vera gioia morale, nelle quali si comprende che si fa una buona azione nel rappresentare opere che insegnano la civiltà, nel rappresentare certi tipi che fanno amare la specie umana. L'artista si compiace soprattutto a destare nelle anime il sentimento della pietà, e quando vede il pubblico commuoversi dinanzi alla sventura e correre le lacrime dei cuori sensibili, allora sente che egli compie una seconda missione, quella di nobilitare il cuore in mezzo al cinismo dei nostri tempi. Chi essa sia, ve l'ha detto il collega Unus Nullus, il Plutarco del teatro illustrato. I primi passi contrariati dalle accademie e l'applauso del pubblico che la sostenne, e il passaggio dalle scene piemontesi alle italiane, e l'impero conquistato col socco e col coturno e riconosciuto dalle nazioni del vecchio e del nuovo mondo. Artista sempre, anche quando le altre donne perdono il profumo dell'arte, vale a dire quando prese marito, la Pezzana sposò Luigi Gualtieri, poeta, romanziere e commediografo, che a lei indirizzava i versi. Io, sì, per te sarò l'umile Creta, tu gli darai la vita ed il respir, ed avranno l'attrice ed il poeta una medesma gloria, un avvenir. Il 1 ottobre in Milano si intitolava lei un teatro, fabbricato dal signor Gaspare Levati, e la nostra incisione la mostra appunto nel suo teatro, e nella parte in cui colse splendidi allori, la Teresa Raquin. Intorno a lei escono fuor dall'ombra le figure che la chiamò alla vita e dalle quali rimane per sempre legato il suo nome: Medea, Stuarda, Messalina, Norma. Che più? La Pezzana osò quanto nessuna altra aveva tentato, ansiosa di scoprire orizzonti che parevano vietati ad una donna. Rappresentò l'Amleto, incarnando l'ideale di Schlegel,
il quale sognava un'attrice di genio che sapesse personificare al vero quel fantastico principe. L'articolo non è firmato. Spero che questo articolo e questa bellissima incisione siano stati interessanti. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!